Nonno, perché non ti compri un paio di scarpe nuove? Nonno disse: perché dovrei tesoro? Queste che indosso sono comodissime e mi hanno sempre portato lontano. Nipote disse: saranno anche comode, ma sono vecchie e logore. Quante volte le hai già fatte riparare? Non pensi sia ora di comprarne un paio nuove? L'anziano guardò la nipote e cercò di farle capire la sua idea. Senti, cara. Ogni volta che vieni a trovarmi indossi un maglione diverso o delle scarpe nuove. Se non è sbaglio, non hai nemmeno più spazio in casa per sistemare tutte queste cose. Perché continui ad acquistare nuovi vestiti? Io sono di un'altra generazione. E non concepisco gli sprechi. La nipote lo fermò immediatamente e disse: ti prego, nonno, ora non ricominciare con la poperta nel mondo. E su quanto fosse dura la vita ai tuoi tempi. Un paio di scarpe nuove non ti faranno male di certo. Il nonno però diede una lezione alla nipote addolcente, con poche e semplici parole. Riparerò queste scarpe finché potrò. Disse: ai miei tempi non c'era tutto questo consumismo. Io riciclavo già allora tutto quello che potevo. Ricordo ancora che mia madre mi rammendava tutti i calzini e tutti i vestiti che avevano qualche buco o difetto. Se un maglione sembrava ormai irrecuperabile, le madri e le nonne le ricavavano del filo di lana per ottenere un nuovo gomitolo. Anche il cibo non veniva mai sprecato. E se una sera non volevi mangiare, sapevi che il giorno dopo avresti trovato la stessa minestra nel piatto. Quando eravamo ragazzi, io e miei fratelli aspettavamo di crescere ancora un po' per poter indossare gli stessi abiti di nostro padre. O dei nostri zii, anziché comprarne di nuovi. Sai, eravamo felici anche se non potevamo acquistare tutto quello che volevamo. Ci prendevamo molta più cura delle cose che già avevamo. È così che ho imparato a riparare la maggior parte degli oggetti in casa. Ed è così che penso debba essere vissuta la vita. Prendendosi cura delle persone e delle relazioni. E non buttandole via. Pensando che siano ormai esaurite.
funziona così anche per il matrimonio. O per quei nipoti che continuano ad essere pestiferi a scuola e in casa. Non si possono trattare come degli oggetti e semplicemente sostituirli. Come fai tu con i tuoi vestiti comprati solo qualche mese fa? Bisogna prendersene cura, perché sono le cose più importanti che abbiamo nella vita. Posso anche vivere senza un paio di scarpe nuove, ma non senza l'amore di chi mi circonda. Queste scarpe continuerò a indossarle, perché me le ha regalate tua nonna. Sono passati tanti anni da allora e io mi sono preso cura di queste scarpe proprio come del mio matrimonio. Anche dopo 30 anni sono comode e mi fanno sentire perfettamente a mio agio. La nipote lo guardò, evidentemente commossa dall'amore che dimostrava ogni giorno verso la nonna. E poi disse: «E spero di poter avere la tua stessa fortuna, nonno. Di vivere un matrimonio così duraturo e sincero. Da oggi penserò di più alle persone che mi stanno davvero a cuore e un po' meno allo shopping». Grazie mille per restare con Just Funny World. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie, restate bene.